Ragazzi, bentornati oggi ragazzi un po' con la partita Cagliari-Napoli, partita delle 6 a nome delle formazioni, partita difficile, andiamo a Cagliari, altra partita, come andiamo a vedere le formazioni, sopra score, siamo in indecisione a vedere le formazioni, gioca Ospina, Malkovic, Maksimovic, Koulibaly, Goulam, Zielinski, Diawara, Allan, Onas, Ruiz e Milik. Giochiamo così perché abbiamo giocato in Champions con Liverpool Napoli. Andiamo a vedere il video scorso, se non l'avete visto, siamo soddisfatti della partita. Andiamo a vedere il primo video che ho fatto. Niente ragazzi, caricate la sua scorta, il primo link in descrizione per scaricare. Bravo, questo è visto, 10 volte si merita. E niente ragazzi, noi ci vediamo alla partita e speriamo bene in campo. Dai. Ragazzi, c'è il primo tempo, Cagliari, Napoli, andiamo a vedere. Il Napoli diverso dal solito, cosa ha preso? 3 giorni per lui, titolare 90 minuti contro il Frosinone, uno spezzone. Napoli 1! Napoli 1! Cagliari 0! 1 gol! Però fa il secondo tempo! Bello fraseggio, c'è un metro a fare gol! Il secondo tempo, segno Napoli! 1-0! Il pallone bene in attacco, ma poi lo perde anche banalmente. Un assist secondo momento per il Napoli. Milik e Fabio Ruiz accompagnano il franco algerino. Arriva anche Zielinski. Sì, massaggio. Era preparato benissimo. C'è il primo tempo alla Sardegna Arena 0-0 tra Cagliari ragazzi, e Napoli. C'è qua il primo tempo, partita difficile. Ancora 0-0 e nuovo design. Secondo me deve cambiare un po' di giocatori, perché ora si chiamerà Milik per vincere questa partita, perché veramente Milik non sta giocando bene. E niente ragazzi, noi siamo al secondo tempo, mentre Insigne e Mertens e qualcun altro veloce perché non deve il suo gioco. Niente ragazzi, al secondo tempo spero che metto queste cose, ma non bella ragazzi, dai. Forse ha giocato ragazzi, un po' sotto tono secondo tempo, le cose migliori sono sul campo del Napoli, comunque palla lunga per lo stacco nessuno. Di Unita, iniziato il secondo tempo, vediamo dai con il Cagliari in attacco, Fado il Maksimovic però perché non è da allontanare, provaci da rimettere la Fabio Ruiz leggermente lunga, è finita però sulla linea di fondo, numero fantastico di Fabio Ruiz, ma salva il Cagliari anticipando Milik, che giocata di Fabio Ruiz, sicuramente grandissima giocata, era già stato bello 1-2 con Milik. Milik secondo me aveva trovato bene la palla, 7 minuti di recupero, mi annuncia Gianni Federico dal coordinamento, vediamo qui, la fanno secondo me, non lo fa Barella, lo fa Andreoli, sono d'accordo, anche secondo me Andreoli che impazza, però per come si stiamo al pallone potrebbe essere Arkadiusz Milik a cercare la porta. Sono rimasti Insigne e Milik, entriamo nel recupero, 7 minuti da giocare, recupero che si apre con la punizione dal limite per il Napoli, parte Milik, gol! Un altro gol, grande Milik, grande calcio di punizione, segna Milik, mamma mia che gol, grande gol, grande gol di Milik, mamma mia, dai quest'anno Milik veramente buonissimo, dai al 91esimo, grande Milik, sempre lui, sempre, dai Napoli per vincere questa durissima e difficilissima partita. Mamma mia, mezzo di tre insigne però. Mamma mia, che gol, grande, veramente bello. Grande gol. Che li pensava davvero molto. Tira in porta. Tira in porta. Posizione Maksimovic lo ferma. Gio Pedro vuole la palla veloce. Ma dov'è il fischio alla fine? Il Napoli passa con tanta fatica, con un gol fantastico. Su punizione. Cagliari Napoli. E resta meno 8 dalla Juve, una partita durissima. Diciamo che ha messo tutto in campo, una decina e con il finale. Diciamo che abbiamo avuto in campo, avevamo quanti cambi, ha cambiato un po' diciamo la partita. Non mi aspettavo che la posizione la vedeva Milik, però grande Milik, risolve anche questa partita Milik come Bergamo. Grande Milik, sta rinunciando anche Milik. E niente ragazzi, noi ci vediamo con
questo video, penso che vi piaccia così un po', e vi traga, facciamo così, bella ragazza.